Sono Cristiano Piccinelli, lavoro presso il CPO Piemonte, sono collega di Senore, lavoro come epidemiologo, CPO Piemonte all'interno dell'azienda Città della Salute e della Scienza di Torino. E, in questa presentazione vi farò un excursus di quello che è l'indicatore DELIS che viene utilizzato all'interno dello studio Global Burden of Disease, come è strutturato e un po' anche cercando di capire quali sono gli aspetti che stanno dietro il suo utilizzo e anche le motivazioni che spingono all'utilizzo di questo indicatore. Scusate, non riesco ad andare avanti con le slide. Ma forse non ho fatto la presentazione, non devo farla. Proviamo così. Okay, sì. Quindi partiamo dall'obiettivo che avete già visto in precedenza, sottolineato da Carlo Senore, della compressione della morbidità, che quindi ci porta a scegliere di avere di dare un'importanza forte alla possibilità di posporre il più possibile l'insorgenza della cronicità, in modo che gli anni di vita che possiamo guadagnare siano vissuti in salute e quindi si riduca in qualche modo la disabilità. Quindi non soltanto aumentare l'aspettativa di vita in generale, ma dare un peso a quelli che sono gli investimenti sulla prevenzione dei fattori che fanno insorgere le patologie croniche. Ovviamente disabilità e salute sono concetti piuttosto complessi e anche difficili da misurare. Le misure di esito sanitario si sono basate prevalentemente su indicatori di mortalità o di incidenza di patologia, ad eccezione dell'aspettativa di vita con o senza disabilità. Questo però è un approccio che tendenzialmente non è ormai molto adeguato, l'utilizzo della sola mortalità come indicatore, non ci permette di dare valore alle caratteristiche che le patologie possono avere, che sono molto importanti, le condizioni invalidanti, che possono avere effetti sostanziali sulla qualità della vita delle persone. Esistono comunque indicatori che ci permettono di misurare il carico di malattia e che, come abbiamo detto, tengono in conto sia la mortalità che gli effetti di disabilità che le malattie possono causare durante la vita. E in particolare, oggi vedremo il DELI, che è il Disability Adjusted Life Year, quindi l'anno di vita aggiustato per disabilità, che, come vedete, è la somma di due sottoindicatori, YLL e YLD. YLL rappresentano gli anni di vita che in futuro vengono persi a causa di una morte prematura, mentre i YLD sono gli anni di vita futuri che vengono vissuti con una disabilità causata da una malattia, da un infortunio. In questa immagine vedete esemplificato un po' l'indicatore DELI con la somma dei due sottoindicatori YLD e YLL, perché questa è la traiettoria di vita di una persona, diciamo una vita sana, in grigio, che dalla nascita va avanti fino all'età adulta. Vediamo che a un certo punto durante il percorso si vedono questi segnetti rossi, che sono delle interruzioni dovute a patologie o incidenti che guariscono e quindi rientrano, regrediscono e si ritorna alla condizione di salute. E via via si avvicina invece il momento in cui la persona incontra una patologia cronica, che quindi da questo momento in avanti, come vedete, lo accompagna fino al momento del decesso. Questi momenti rossi fino a questo lungo periodo di cronicità rappresentano i YLD, quindi gli anni che la persona vive o una popolazione sperimenta con una patologia o una disabilità, che quindi in qualche modo influisce su una perdita di qualità di vita. Quest'altro invece intervallo che vedete tratteggiato, che va dall'età di decesso della persona fino all'aspettativa di vita di riferimento, sono gli anni di vita che vengono persi per una morte precoce rispetto al riferimento, che in questo caso che è l'aspettativa di vita. Per quanto riguarda gli anni di vita vissuti, gli anni di vita persi per morte prematura, dicevamo che l'aspettativa di vita è
aspettative solitamente utilizzate, l'aspettativa di vita standardizzata o del paese in cui si effettua uno studio, l'impatto, oppure, per esempio, come nel Global Burden of Disease, quella più alta al mondo, dove effettivamente si cerca di fare un confronto il più possibile standardizzato tra paesi diversi, e quindi si tiene conto della migliore aspettativa di vita. Adesso vediamo qualche grafico che esemplifica un pochino questi concetti, questi due sottoindicatori, gli anni di vita persi per morte precoce e gli anni di vita vissuti in disabilità. Questa è una rappresentazione grafica di una vita vissuta in perfetta salute, ovviamente non realistica. Vedete, la vita si stoppa a 80 anni, in questo caso l'aspettativa di vita. Il grafico ci mostra i livelli di salute o di disabilità. La morte è rappresentata dal livello 0, mentre la salute perfetta dal livello 1. In questo caso, la salute perfetta fino a 80 anni non ci fa vedere nessun segno di disabilità. Viceversa, in questa condizione, anch'essa esasperata, abbiamo una vita in salute fino a un'età di 30 anni, dove sopraggiunge la morte improvvisa, e vediamo che in questo caso quest'area grigia tra i 30 e gli 80 anni rappresenta il tempo perso per una morte precoce. Vediamo che quindi sono 50 anni persi per mortalità prematura, quindi sono 50 YLL. La dimensione di disabilità, dicevamo, è quello che diciamo più interessa all'interno di questo indicatore daily, perché effettivamente è quello che tiene conto dell'impatto che le malattie possono avere durante la nostra vita, quindi prima della nostra morte. E quindi no, le lesioni e le malattie non causano solo decessi, ma anche periodi di tempo variabili con una malattia, una disabilità, che abbiamo visto, questi trattini rossi nel percorso di vita. Il periodo di tempo di questi anni che vengono vissuti con uno stato di scarsa salute o disabilità rappresenta quindi questa dimensione dei YLD. Quindi la disabilità in questo caso viene misurata in anni, quindi durata in anni, e pesata per la loro gravità. Vi faccio ancora qualche esempio. In questo caso dei YLD, vedete, questa è una persona che ha 30 anni, l'esempio di una persona che a 30 anni si rompe un ginocchio, e per questo infortunio non c'è possibilità di effettuare nessun intervento o terapia che possa riportare la persona in condizioni sane. Vediamo che questa disabilità ha un livello piuttosto lieve di 0,1, vedete, un grado di disabilità di 0,1, però accompagna la persona dai 30 anni fino agli 80, quindi per 50 anni. Questo corrisponde ad un computo, a una stima finale di 5 anni totali di disabilità dovuti a questo infortunio che questa persona si porta appresso dai 30 anni fino all'aspettativa di vita, in questo caso quando muore. Nella slide successiva, se riesco a passare, ecco, c'è un altro esempio in cui una persona a 30 anni ha un infortunio al ginocchio, però questa persona dopo 5 anni, a 35, viene operata con successo e guarisce completamente. Vedete che il trattino di disabilità si riduce drasticamente. In questo caso il valore della gravità della patologia è lo stesso, però viene moltiplicato per soli 5 anni anziché 50 come prima, e questo corrisponde ad avere mezzo anno di disabilità nel mio computo finale dei daily. Un attimo, mi sbaglio sempre di tasto. Vediamo adesso in questo grafico rapidamente un'esemplificazione della combinazione di questi due indicatori, YLL e YLD. Vediamo una persona che si ammala di tumore a 40 anni, vedete, come sorgenza di una patologia, e con un aumento della gravità di questa patologia che determina anche un aumento della disabilità a partire dai 50 anni, fino ai 60 anni dove la persona decede. Da qui in poi abbiamo, dai 60 all'aspettativa di vita di riferimento 80, gli anni di vita persi per morte prematura. La somma di queste due aree grigie determina la stima del daily. In questo grafico, di un
che è apparentemente diverso per come è strutturato l'andamento della patologia, vedete la persona si ammala sempre a 40 anni e muore a 70, vediamo che il contributo in termini di anni vita persi per morte prematura è molto più basso rispetto al precedente, sono 10 anni soltanto, però questa patologia ha un decorso piuttosto importante in termini di apporto di disabilità sulla persona. Quindi il contributo della disabilità che la persona si porta appresso da quando si ammala a 40 anni a quando decede a 70 è molto ampio. Quindi in totale vedete che la differenza tra le due curve non è molto rilevante. Per cui nonostante in questo caso la persona viva 10 anni in più, comunque la disabilità che si porta appresso fa sì che questo carico non sia molto diverso. Questa è un po' diciamo, una visualizzazione ulteriore rispetto al discorso che veniva introdotto in precedenza da Carlo Senore sulla compressione di morbidità e sui potenziali scenari che si possono andare a costruire per dare maggiore peso all'insorgenza e quindi alla riduzione del fattore di rischio all'interno di una scelta diciamo, di priorità. I pesi di disabilità, scusate, le slide si muovono in questo modo. I pesi di disabilità sono comunque, abbiamo visto, determinanti all'interno per la costruzione di questi indicatori di disabilità, perché tendenzialmente offrono la possibilità di dare diciamo, una valutazione il più possibile oggettiva e quindi permettere il più possibile di avere dati che ci permettono dei confronti di questo indicatore. Derivano tendenzialmente dalla combinazione di opinioni di esperti e anche da dati raccolti empiricamente, in particolare attraverso sondaggi tra pazienti o valutazioni cliniche. L'obiettivo è proprio quello di arrivare ad avere un consenso su quella che è la gravità relativa delle diverse condizioni che vengono studiate. E sull'impatto che questa gravità ha sulla qualità della vita di una persona. E quindi questi pesi possono poi essere utilizzati per stimare il carico complessivo di disabilità all'interno di una popolazione. Faccio un esempio, sono esempi ovviamente esasperati, un peso di disabilità di 0,57 per la paraplegia. Non significa che una persona in questo stato di salute sia mezza morta, ma significa che in media la società, i gruppi, i panel che hanno costruito questo pool di pesi giudica un anno vissuto, per esempio, con cecità, che ha un peso, scusate, che ha un peso di 0,43, preferibile rispetto a un anno vissuto con paraplegia, che ha un peso di 0,57, mentre l'anno di paraplegia risulta preferibile rispetto a un anno vissuto con depressione bipolare maggiore senza remissione, che ha un peso derivato di 0,76. L'OMS nel 2003 ha ridefinito i pesi di disabilità in base a valutazioni sullo stato di salute che provenivano da campioni molto ampi e rappresentativi delle popolazioni di oltre 70 paesi. Vedete, abbiamo due modalità con cui i pesi vengono definiti, la forma di patologia non trattata e la forma di patologia trattata. Ci sono ovviamente tutta un'altra serie di studi che hanno fatto valutazioni anche più dettagliate, come questo studio olandese Vittoria Barthe, Notizie Star, Mortality and Morbidity del 2001, nel quale i colleghi olandesi si sono sperimentati su una specificità ulteriore di questi pesi di disabilità, quindi andando a fare una valutazione sia del momento a livello di diagnosi e di trattamento iniziale, la fase intermedia seguita al trattamento e quindi la fase, diciamo, di controllo della patologia per poi arrivare a un peso che diciamo dà un livello di gravità della fase preterminale e poi la fase terminale di queste patologie, principalmente patologie oncologiche.
c'è la possibilità di andare oltre, ed è stato fatto per esempio sul tumore della mammella, nel quale sono stati valutati i piedi di disabilità, per esempio a livello di diagnosi, prima terapia per i tumori non invasivi al di sotto dei 2 centimetri, con un peso di 0,26, un tumore infiltrante invece tra i 2 e i 5 centimetri, sempre a livello diagnostico di prima terapia, con un peso di disabilità di 0,69. Un tumore invece che ha dimensioni superiori ai 5 cm e un peso di disabilità di 0,81. La fase di controllo post-trattamento senza patologia con una disabilità di 0,26 e poi tutte le altre fasi, la fase di, per esempio di disseminazione del tumore metastatico 0,79 e poi la fase terminale del soggetto con un peso di 0,93. Ovviamente questi pesi hanno tutta una serie di problemi che possono diciamo, essere dovuti al fatto che si cerca di rappresentare la realtà in modo standardizzato per diciamo, costruire delle stime di impatto e quindi devono essere anche utilizzati con tutta una serie di attenzioni e di arricchimento anche al contorno per dare delle spiegazioni che possono in qualche modo essere utili per i decisori. Ma quindi perché usare i DELIS? Come aveva già anticipato in precedenza Carlo Senore, i DELIS facilitano un confronto di diversi stati di salute, e in particolare in realtà tutti gli stati di salute o esiti di salute. E questo facilita quello che abbiamo detto in precedenza, l'inclusione del peso causato da una disabilità dovuta a malattie croniche nel loro complesso, in particolare, con molto interesse, potendo considerare l'insieme delle patologie diverse, quindi il contributo che anche patologie diverse possono dare per questa disabilità. Le possibili utilizzi quindi sono analisi quantitative del carico di malattia, vedremo l'esempio del Global Burden of Disease tra pochissimo, permette di fare dei confronti a livello di, geografico, a livello di nazioni diverse, regioni o altre aree geografiche, e quindi anche la possibilità, come dicevamo, di entrare nei setting di priorità di intervento con analisi di costo efficacia e costo beneficio per andare a valutare interventi alternativi che possono essere interventi di prevenzione come nel nostro caso o percorsi diagnostici o terapie. Dicevamo che il Global Burden of Disease è uno studio che utilizza appunto questo indicatore di disabilità, il DELI, per fornire informazioni e proiezioni sul carico di malattia su scala globale. È un progetto che nasce da una collaborazione tra OMS, Banca Mondiale, Harvard School of Public Health, Institute for Health Metrics and Evaluation, e tendenzialmente fornisce stime su più di 250 paesi a livello mondiale e anche su scale geografiche molto puntuali per alcuni di questi paesi, a livello comunale, per esempio per alcuni paesi come il Regno Unito o altri paesi europei. Il metodo utilizzato viene descritto come una grande metasintesi di tutte le informazioni che sono disponibili, e tendenzialmente questa è un po' la scatola nera esemplificata in questo modello concettuale, dove tutte le covariate, quindi tutti i dati che vengono raccolti dai ricercatori del GBD, entrano a far parte di questo percorso per andare a costruire le stime di questo core del modello, dove vengono prodotti i YLA e i YLD che poi danno origine ai DELIS. Vedete che abbiamo i dati che provengono dai flussi di mortalità età specifici con le cause di morte, la stima della comorbilità e dei pesi di disabilità, la stima delle prevalenze e incidenza delle patologie e poi soprattutto anche il contributo dei fattori di rischio, quello che diceva Carlo Signore in precedenza, quindi la possibilità di avere una stima di quelli che sono i rischi relativi che sono correlati all'esposizione a un fattore di rischio che determinano l'insorgenza di patologie e quindi possono spiegare una parte di questa disabilità.
Dicevamo appunto, per esempio, per l'Italia sono numerosissimi i dati che vengono utilizzati per le stime relative al nostro paese, i flussi ISTAT di popolazione, mortalità per causa, decessi di patologia e molti studi epidemiologici e di reportistica che sono pubblicati. Adesso vediamo qualche infografica che si può consultare liberamente sul sito del Global Burden of Disease. Probabilmente dopo nella parte di esercitazione avremo tempo, qualche minuto per fare un giro direttamente sul sito. In questa infografica vediamo la rappresentazione della disabilità in blu dei DELIS causati da incidenti, quindi cause accidentali, e i DELIS causati da patologie infettive. In questo caso sono 16 milioni di DELIS che nel 2019 in Italia sono attribuibili a malattie croniche non trasmissibili. Il sistema ci permette, come dicevamo, di derivare anche il contributo che hanno i fattori di rischio sulle varie cause. Vedete, il 42% sono attribuibili ai fattori di rischio noti, anche una parte dei DELIS, delle malattie trasmissibili e degli incidenti sono attribuibili ai fattori di rischio noti. Dicevamo che una quota molto importante è attribuibile a fattori di rischio comportamentali, il 25% della cronicità in Italia, 4 milioni di DELIS ogni anno circa, sono attribuibili agli stili di vita. E questa infografica ci mostra come le cause, le macro cause, diciamo, di disabilità sono impattate in modo diverso dai fattori di rischio. Da tutti i fattori di rischio, in questo caso vedete come l'83% delle patologie cardiovascolari sono attribuibili, in questo caso sono in un grafico del 2017 in Italia tra i maschi, quindi l'83% dei DELIS causati da malattie cardiovascolari sono attribuiti a fattori di rischio noti, il 51% sono attribuibili. Dei DELIS causati dai tumori sono attribuiti ai fattori di rischio noti e via così. In questo grafico, invece, torniamo al discorso di quanto sia utile l'utilizzo dell'indicatore DELI, perché vedete in questo grafico la classifica in Italia del 2019 di quello che sono i principali fattori di rischio comportamentali. Vedete, maschi e femmine insieme, al primo posto abbiamo il tabacco, che cuba circa 2 milioni, 3 milioni, 2 milioni e mezzo, scusate, di DELIS nel 2019. Vedete che il contributo di questi 2 milioni e mezzo di DELIS deriva da tutta una serie di contributi delle singole patologie. Vedete, un contributo delle neoplasie, un contributo delle malattie cardiovascolari, un contributo delle malattie croniche dell'apparato respiratorio, così come per il secondo fattore di rischio che ha un impatto di 1,5 milioni di DELIS nel 2019 in Italia e che però ha un contributo per le patologie leggermente diverso, ma comunque l'indicatore DELI ci permette di mettere insieme i contributi delle diverse patologie croniche e non solo croniche. Le stime, vi ricordo questa cosa, che le stime per l'Italia saranno disponibili, lo diceva anche il dottor Simone in precedenza, per le regioni italiane e le due province autonome, le 19 regioni italiane e le due province autonome, dovrebbero essere disponibili a partire da quest'anno, sono in fase di pubblicazione, anche se con qualche incertezza e qualche dato incompleto, in particolare per quanto riguarda le stime relative alle standardizzazioni per età e gli intervalli di incertezza, soprattutto per le regioni più piccole. In ogni caso, il gruppo italiano del GP d'Italia ha chiesto al gruppo del CBD di produrre anche delle stime che aggregassero le stime in cinque aree, in cinque macro aree, nord, ovest, nord-est, centro, sud e isole. Vi ricordo che esiste anche questo
questo gruppo, appunto, GVD Italia, che interagisce piuttosto frequentemente con i ricercatori di Washington e di Seattle, che raccoglie 150 collaboratori e 25 istituti di ricerca italiani che contribuiscono a, diciamo, seguire un po' le attività dello studio Global Disease, in particolare per quanto riguarda la valutazione diciamo, la coerenza di quelle che sono le stime rispetto prodotte dallo studio GBD per l'Italia rispetto a quelle che sono effettivamente le conoscenze e le stime che abbiamo a disposizione qui da noi. Vi lascio anche nelle slide una serie di riferimenti da cui sono tratte la maggior parte delle informazioni che trovate, che vi ho presentato in questo breve intervento, e che troverete nel PDF delle slide. E vi ringrazio per l'attenzione. Se ci sono domande, vi chiederei di farle in chat, in questo modo possiamo rispondere. Setting, luoghi di lavoro. Sì, la domanda è se c'è la possibilità di avere delle stime specifiche sui setting, luoghi di lavoro. In realtà nel modello in questo caso no, però ci sono molti interventi che sono inseriti all'interno del simulatore, anche che vengono stimati dal modello, che possono essere utilizzati nel contesto di lavoro. Tra l'altro, proprio all'interno del progetto Worker Promotion ci sono tutta una serie di interventi di promozione della salute proprio su questi fattori di rischio che diciamo, riportano ad alcuni degli interventi che sono già contenuti anche nel nostro percorso. Ricordo che gli interventi che abbiamo inserito sono solo una parte, diciamo, siamo in una fase beta del progetto e sono solo una parte degli interventi che si potrebbero inserire all'interno del nostro sistema di predittivo. Stili di vita e rischi lavorativi. Sì, Global Burden of Disease ha anche una serie di informazioni sul livello occupazionale, quindi se vai poi sul loro sito, magari facciamo un giro più tardi durante l'esercitazione guidata. Mi spiace che dobbiamo parlare attraverso la chat, io sono un po' lento, però è l'unico modo attraverso questo sistema. Quindi, allora, tendenzialmente sì, le stime del GBD permettono, se volete facciamo già un giro così, vediamo se mi apre il link. No, facciamo prima fare così. Ah, ecco, questa è la pagina iniziale dell'ICME, quindi dell'Institute for Health Metrics, che ospita il progetto Global Burden of Disease. Potete accedervi direttamente scrivendo sul motore di ricerca GBD Global Burden of Disease, e viene fuori indicizzato come prima voce. Questo è il livello di interattivo, quindi il data tool che potete andare a cercare, ed è questo GBD Compare. Selezioniamo l'Italia. In questo momento siamo nella versione ancora che non presenta i dati regionali perché non sono ancora stati rilasciati, ma dovrebbe avvenire a momenti. Chiedo scusa, volevo l'inglese. Io posso andare a vedere, dicevamo, la richiesta era sui fattori di rischio occupazionali. E andrei a cercarli, vediamo direttamente da qui. Vedete, abbiamo tutti i fattori di rischio che considera il GBD, che sono fattori di rischio
Ah, scusate, devo condividere lo schermo ogni volta. Quindi stavo parlando da solo, senza schermo, ottimo. Sono entrato dentro il sistema facendo, diciamo, il percorso attraverso il motore di ricerca. Sono finito sulla pagina del GBD. Ho inserito il paese che voglio, osservare, in questo caso l'Italia. Vedete che qui si apre, la possibilità di andare a cercare quali sono i fattori di rischio per cui voglio andare a visualizzare le mie infografiche, andare a vedere i miei dati. Vedete che ci sono anche i rischi occupazionali tra i fattori di rischio, e ci fa vedere il contributo che i rischi occupazionali hanno all'interno del nostro sistema per quanto riguarda alcune patologie, in particolare tumori, malattie muscoloscheletriche e sistema apparato respiratorio. Si possono andare anche a vedere quali sono i fattori di rischio occupazionali che dovrebbero stare nella macrocategoria insieme agli ambientali, eccoli qua. Vedete che tra i rischi occupazionali rappresentano comunque il primo rischio in termini di disabilità anche nel nostro paese rispetto agli altri fattori di rischio con cui sono aggregati diciamo, in questa macroarea ambientale e via così. Ci sono tutta una serie di informazioni che si possono utilizzare, derivare, non sono soltanto a livello di infografiche, ma abbiamo anche i dati specifici per la singola informazione. In questo caso abbiamo il dettaglio generico del gruppo malattie oncologiche che sono dovute a rischi occupazionali, quindi dei rischi che derivano da queste patologie. Per rischi occupazionali abbiamo la possibilità anche poi di andare a scaricare i dati in forma tabellare, quindi trovare anche la possibilità di utilizzarli in modo diverso rispetto alle infografiche che ci vengono proposte dal sistema. Adesso chiudo per non sforare troppo nei tempi e devo disconnettere o mi disconnette già la collega? Ok, e lascio la parola. Non so se siete d'accordo, se vogliamo fare una pausa, probabilmente al termine del secondo intervento del dottor Cianfanelli, magari possiamo fare 5 minuti di pausa per un caffè veloce. Lascerei adesso la parola per l'intervento successivo alla dottoressa Marta De Vito dell'Università del Piemonte Orientale, che ci farà diciamo, un intervento specifico su gli interventi di prevenzione efficaci e quali sono le condizioni di trasferibilità di questi interventi.